Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Visto che molti di voi spesso mi fanno domande sulla mia vita in Danimarca, visto che ci vivo da 3 anni e mezzo, ho deciso di fare un video oggi in cui rispondo ad alcune di queste domande ed in particolare vi parlo delle 12 cose che io adoro della Danimarca, le 12 cose che mi fanno apprezzare tantissimo la vita qui. Parlerò di 6 di questi elementi nel video di oggi, nella parte 1 di questa miniserie, e degli altri 6 nel video che uscirà giovedì prossimo. Come sapete, io sono italiana, amo profondamente l'Italia, penso che sia un paese meraviglioso con moltissime cose da offrire, e questo video non sminuisce in alcun modo il nostro meraviglioso paese, è semplicemente un'esperienza che desidero portare sul canale e che ho fatto in un altro paese, perché a me piace molto scoprire nuove culture, viaggiare, fare esperienze diverse, ma tutte le cose belle della Danimarca non tolgono nulla a quanto c'è di bello in Italia. E le cose di cui parlo oggi e la prossima settimana non sono in ordine di importanza, perché non sono riuscita a metterle in ordine. Iniziamo, al numero 1 abbiamo la sicurezza. In Danimarca la criminalità è quasi inesistente, che sia mattino, pomeriggio, sera, notte fonda, qualunque ora del giorno, in pressoché qualunque zona del paese è possibile andare in giro da soli. Io sono una ragazza e non ho mai timore ad andare in giro, non ho mai paura che mi succeda qualcosa, e spesso rientro anche alla sera tardi dopo essere stata fuori con gli amici, rientro da sola a piedi con i mezzi pubblici o in bicicletta e mi sento sempre molto molto sicura. E questa è una cosa che io apprezzo moltissimo, perché mi piace essere indipendente, mi piace poter uscire, andare e venire senza dover dipendere da qualcuno che mi accompagna e mi viene a prendere. E a Copenaghen il mio desiderio di indipendenza ha proprio raggiunto il massimo livello, perché non ho problemi di sicurezza, e non perché io sono un incosciente, ma perché è proprio così, nel senso che io ho vissuto in altri posti e non mi sono mai sentita sicura come mi sento a Copenaghen, ed è lo stesso nella maggior parte dei posti in Danimarca. Il discorso della sicurezza non vale soltanto per me in quanto donna, ma anche per tutte le altre persone, per gli anziani e per i neonati, perché una particolarità della cultura danese è che quando le mamme oppure i genitori vanno a mangiare al ristorante o vanno in un bar, lasciano la carrozzina con il neonato dentro al di fuori del bar, al di fuori del locale, quindi sul marciapiede. Questo soprattutto d'inverno, perché in Danimarca c'è questa idea che il dormire fuori al freddo faccia bene ai neonati. Vabbè, ovviamente sono tutti imbacuccati, coperti, con copertini tutti infagottati, in modo che non prendano freddo, ma si ritiene che respirare l'aria fredda faccia bene ai neonati, e per questo li lasciano sempre fuori per diverse ore, mentre magari i genitori mangiano oppure sono al bar. E quindi d'inverno, camminando per le strade, ma a volte anche d'estate, non sotto sole cocente, è una cosa che si fa di più d'inverno, camminando per le strade sul marciapiede si vedono queste file di carrozzine con i neonati dentro che dormono, e se i genitori si sentono di fare una cosa del genere è perché nessuno li tocca questi neonati, nessuno si penserebbe mai di fargli del male, non ci sono rischi, non c'è stato mai nessun rapimento, e questo dimostra proprio quanta sicurezza ci sia in questo paese. Il secondo elemento è quello della burocrazia. Anche in Danimarca, come in tutti i paesi, c'è la burocrazia, però secondo me la burocrazia danese è molto più semplice e funziona bene. Io mi ci trovo bene, anche se non sono danese, non ci sono cresciuta con questo tipo di burocrazia, però ho trovato molto facile adattarmi a questa burocrazia ed imparare i diversi passaggi per conseguire diversi risultati. Sostanzialmente ogni persona, danese oppure straniero residente in Danimarca, ha un codice fiscale e ha un tesserino con dei codici, che poi è anche stato tramutato in un'app. Con questi due strumenti è possibile fare qualunque cosa online, quindi c'è un portale online in cui si fa il login e si riesce a fare tutto, dalle tasse, la dichiarazione dei redditi, pagare le tasse, fare tutte le cose con la banca, con l'home banking, accedere al proprio profilo sul sito della sanità danese, prenotare appuntamenti dal dottore, qualunque cosa viene fatta online con questi due strumenti di autenticazione, e quindi sostanzialmente tutti devono conoscere il proprio codice fiscale e una password oppure avere questa app
è un sistema molto sicuro e allo stesso tempo permette di vivere bene senza impazzire dietro a mille modalità diverse per accedere a servizi e a mille sistemi diversi di burocrazia. E questa è una cosa che io apprezzo moltissimo perché mi fa risparmiare molto tempo. Credo di non essere mai andata in un ufficio, forse solo la prima volta quando sono arrivata in Danimarca mi sono dovuta registrare, hanno dovuto verificare la mia identità, ma al di là di quello ho sempre fatto tutto da casa e questa è una cosa che apprezzo moltissimo. Al numero 3 abbiamo la cultura del lavoro. Quello lavorativo è un aspetto che mi piace tantissimo della Danimarca ed è anche uno dei motivi principali per cui mi sono trasferita e poi sono rimasta qui. Prima di tutto in Danimarca non è difficile trovare lavoro, c'è il concetto di flexicurity per cui i lavori sono tutti a tempo indeterminato, ma in realtà il datore di lavoro con qualche mese di anticipo può licenziare chiunque anche senza motivo. Ma poi ne parleremo dopo, c'è il welfare state che con sussidi statali si prende cura di chi perde il lavoro. Ciò significa che proprio perché c'è questo sistema di sicurezza, essere licenziati o perdere il lavoro non è un problema perché ci si può comunque mantenere con i sussidi statali che sono sufficienti a mantenersi. Io non l'ho mai provato, però so per esperienza di persone che conosco che è una cosa possibile. E ciò significa anche che i datori di lavoro non hanno paura ad assumere le persone, perché se si assume una persona a tempo indeterminato si ha poi magari paura di non poter mantenere, di non poter rispettare le obbligazioni che derivano dal contratto se l'azienda va male. Invece in Danimarca i datori di lavoro assumono, danno contratti a tempo indeterminato perché poi sanno che comunque possono mandar via le persone nel caso in cui non riescano più a mantenere gli impegni presi e le persone che perdono il lavoro possono sostentarsi grazie ai sussidi statali, quindi è un sistema che funziona molto e permette un turnover di lavoro, permette a tutti di trovare un lavoro molto più facilmente, anche ai giovanissimi, ci sono tantissimi lavori per studenti, per persone giovani che vogliono mantenersi ed essere indipendenti dalla famiglia, questa è una cosa che mi piace molto. Al di là di ciò, quello che apprezzo di più della cultura del lavoro in Danimarca è il fatto che il lavoro non viene concepito come un elemento totalizzante nella vita, cioè il lavoro non è la vita di una persona, il lavoro è importante ma non deve sforare nella vita privata di una persona. I danesi, proprio come popolo, hanno una forte cultura dell'importanza della vita privata, della vita familiare e dell'equilibrio tra vita lavorativa e vita personale. Non è inusuale vedere persone, genitori che escono magari alle 2:30, 3 del pomeriggio dall'ufficio, vanno a prendere i figli, stanno un po' con loro, poi vanno a casa e continuano magari a lavorare più tardi, oppure non lavorano proprio più per quella giornata e questo senza permessi particolari. La giornata di lavoro in Danimarca è più breve rispetto all'Italia, non è strano andare via molto prima delle 5 del pomeriggio, ma in generale le persone lavorano finché devono lavorare, cioè finiscono i task assegnati alla giornata e poi qualunque ora sia vanno a casa, anche se è abbastanza presto. E questa è una cosa che mi piace molto perché io ho molti interessi diversi, mi piace dedicarmi al lavoro, ma mi piace anche dedicarmi alle altre attività che desidero svolgere e la cultura del lavoro danese mi permette proprio di fare ciò senza venir meno a quelli che sono i miei obblighi lavorativi, mi fa anche sentire più rilassata in relazione al lavoro. In generale comunque il lavoro da casa è sempre stato accettato in Danimarca, è sempre stato parte della cultura danese anche prima del Covid. Io già prima del Covid lavoravo da casa almeno un giorno a settimana e spesso andavo in Italia e lavoravo un'intera settimana da casa dei miei genitori in modo da poter passare anche un po' di tempo con loro, ciò era accettato. Adesso con il Covid, ovviamente dopo il Covid, tutto è ancora più libero, nel senso che le persone possono veramente lavorare un po' più da dove vogliono. Vi è quindi molta flessibilità che consente di conciliare la vita personale, familiare con la vita professionale. E tutto ciò è dovuto al fatto che c'è un forte rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendenti e tra colleghi, per cui tutti si fidano che gli altri svolgono il loro lavoro in maniera appropriata e per questo motivo non c'è bisogno di controllare.
controlli. In generale l'ambiente di lavoro è molto più rilassato, cioè la gerarchia è piatta. Ovviamente ci sono delle gerarchie, ma il dipendente, l'ultimo assunto, magari anche neolaureato, può andare a parlare direttamente con il padrone o l'amministratore dell'azienda. Non ci sono quei blocchi che magari si trovano in altri stati. E le persone si vestono anche un po' più, in maniera un po' più rilassata per andare a lavorare. Non esiste il lei, tutti si chiamano per nome, non ci si chiama per titolo. L'atmosfera in generale è molto più amichevole e rilassata. E poi, sempre nella cultura lavorativa della Danimarca, c'è molto spazio, si dà molto spazio all'elemento sociale, al fatto di organizzare eventi sportivi con le famiglie, feste, viaggi, che sono finanziati dalla società, sponsorizzati dalla società, e in cui i dipendenti possono fare amicizia e anche fare amicizia a livelli diversi. Quindi magari chi è soltanto un assistente fa amicizia con qualcuno del consiglio di amministrazione, non c'è nessun blocco a questo livello, e ciò rende l'ambiente lavorativo molto piacevole, perché rimuove un po' quell'ansia sociale che a volte ci può essere sul lavoro. Ovviamente il grado di apertura in questo senso dipende dalla singola azienda, e anche per quanto riguarda la flessibilità, chiaramente è più facile avere flessibilità in un lavoro in ufficio che non in un lavoro in ospedale. Il medico non si può assentare causando un disservizio al pronto soccorso, cioè non è possibile in Danimarca, tutto è fatto responsabilmente. Però diciamo che non vi è l'idea per cui per lavorare bisogna essere seduti davanti al computer dalle 9 alle 5 o dalle 9 alle 10 di sera in ufficio senza mai staccare. Vi è un concetto di produttività un po' diverso. Al numero 4 abbiamo l'eguaglianza tra i sessi. In Danimarca l'uomo e la donna sono considerati come uguali dal punto di vista sociale e dal punto di vista professionale. Posizioni di rilievo nelle società, dipende dalla singola società, ma sono molto spesso occupate da donne, e la donna non è l'unica a doversi sobbarcare tutta la vita familiare, tutto il peso della vita familiare, il peso dei figli. Se il figlio sta male e uno dei genitori deve stare a casa, non è sempre la donna a farlo. Molto spesso si vedono uomini anche con posizioni lavorative a livello dirigenziale che stanno a casa a guardare i figli malati, quando magari la moglie, che ha magari anche una posizione più bassa, va a lavorare. Quindi non c'è quest'idea per cui deve essere sempre la donna a guardare i figli, a prendersi cura dei figli. In generale anche le faccende domestiche in Danimarca, proprio per cultura, sono divise tra uomo e donna in maniera paritetica. Non c'è discriminazione in questo senso. Io vengo da una famiglia italiana in cui c'è sempre stata collaborazione tra i genitori. I miei genitori hanno sempre fatto tutto insieme. Ho visto mio papà pulire, cucinare, prendersi cura di me, almeno tanto quanto l'ha fatto mia mamma. Quindi per me questa non è una novità, però mi rendo conto che non è così dappertutto. Forse le nuove generazioni, questo è un punto di forza per noi, noi ci stiamo muovendo più in quel senso. Io vedo che ci sono molti ragazzi della mia età, molti miei amici, che si applicano molto anche in casa, in famiglia, e questa è una cosa molto bella. In Danimarca anche questa è una cosa evidente, c'è molta parità nelle responsabilità, nella gestione della casa e della famiglia tra uomo e donna. E poi eguaglianza tra i sessi in questo senso e flessibilità sul lavoro permettono alle donne di occupare posizioni di rilievo sul lavoro, perché avere una famiglia magari con 2 o 3 figli non significa dover rinunciare alla carriera. Credo sia una cosa molto bella. Al numero 5 abbiamo il welfare. Quella sul welfare non è una discussione che voglio affrontare da un punto di vista politico. Quello che voglio fare è descrivere una situazione, quella danese. In Danimarca la sanità, l'istruzione sono interamente al 100% a carico dello Stato. Ciò significa che qualunque persona, qualunque sia il suo reddito, può andare dal dottore, andare in ospedale, farsi fare tutte le analisi senza pagare nulla, neppure ticket, assolutamente niente. E anche analisi di controllo, analisi per la prevenzione. E proprio per questo motivo c'è un buon livello di salute e sanità in Danimarca, perché le persone, non appena hanno
qualche disturbo, vanno a farsi controllare, prevenendo magari o prendendo in tempo malattie che, se scoperte solo in un momento successivo, potrebbero diventare molto gravi e incurabili. In questo senso, quindi, siccome le persone non devono pagare, non c'è quel blocco del fatto di dover pagare per farsi controllare, le persone si tengono molto più controllate, e credo che questa sia una cosa molto positiva. E anche per quanto riguarda la gestione dell'emergenza Covid, mi sono trovata molto bene in Danimarca, perché da quando i test sono stati disponibili, i tamponi, il governo danese li ha resi gratuiti per tutti, illimitatamente, quindi chiunque può farsi quanti tamponi vuole. E dalla riapertura di bar, ristoranti e di vari eventi, il tampone è obbligatorio per accedere a questi eventi, ma essendo gratuito comunque è possibile farlo. E il fatto che il tampone sia gratuito significa che molte più persone sono invogliate a testarsi, e se il tampone poi è positivo, scatta la quarantena, l'isolamento e tutto quanto. In questo modo lo Stato può avere un po' più il controllo sulle persone che hanno il Covid e gestire meglio le politiche di controllo del Covid, affinché esse siano più efficaci. Ed è anche una sicurezza per i cittadini, perché anche quando io non sono obbligata a farmi il test, anche solo quando incontro degli amici per cena, ci facciamo tutti il test prima della cena, giusto per essere sicuri che nessuno contagi gli altri, e questo dà molta sicurezza. Il test, almeno quello antigenico, è immediato, quindi il risultato si ottiene immediatamente sul telefonino, senza bisogno di troppe scartoffie. Il welfare si vede anche nell'istruzione. L'università è completamente gratuita in Danimarca, quindi non si paga nulla, non si pagano le tasse di iscrizione, e in più ogni studente riceve un sussidio che va dai, pare, 700-800 euro al mese per mantenersi, questo anche indipendentemente dal reddito della famiglia. È un sussidio agli studenti affinché essi possano essere indipendenti dalla famiglia e possano magari trovarsi anche un lavoro part time, affittare una casa per conto proprio. Ciò significa che già dai 19 anni i giovani sono indipendenti, entrano in parte nel mondo del lavoro ed imparano qualcosa sulla gestione economica della propria casa. Il welfare state può essere una cosa bellissima, dare tantissimi benefici, ma c'è un risvolto della medaglia, che è il fatto che le tasse sono più alte, perché tutte queste cose belle sono finanziate dallo Stato, ma lo Stato come macchina è finanziata dai contribuenti, quindi da quelli che, come me e come tanti altri, pagano le tasse in Danimarca. E l'aliquota sul reddito delle persone fisiche in Danimarca è piuttosto alta. Però, a dire la verità, la consapevolezza che tutti pagano le tasse, il fatto che non ci sia evasione fiscale e il fatto che lo Stato funzioni così bene invoglia a pagare le tasse. È chiaro che se mi facessero scegliere in termini assoluti preferirei avere tutto il mio stipendio e non pagare le tasse, ma quando poi vedo come funziona lo Stato, in realtà mi fa piacere pagarle, perché vedo che vanno nella direzione giusta. Vedo che in parte fanno funzionare quello di cui io usufruisco e in parte offrono a persone che non hanno gli stessi mezzi o non hanno avuto gli stessi mezzi, le stesse possibilità, la stessa fortuna che ho avuto io, di avere una vita altrettanto felice. E se il sacrificio economico in termini di tasse da ciascun contribuente, chiamiamo fortunato, aiuta qualcun altro un po' più sfortunato a vivere una vita serena, credo che questa sia una bella cosa, perché costruisce veramente una società con basi solide e dà anche sicurezza, perché io magari oggi sono fortunata ma domani potrei trovarmi in una brutta situazione e so comunque che c'è uno Stato che si prende cura di me. Io ho contribuito prima, ci sono tante persone che contribuiscono mentre io ho bisogno, ma comunque non verrò lasciata sola, e per questo motivo apprezzo il welfare state danese. Il sentimento che chi vive in Danimarca ha è quello di essere supportato dallo Stato e non di essere in costante lotta con lo Stato. Non sento mai, non percepisco mai questo conflitto tra cittadini e Stato, ed è proprio per questo che c'è questo senso di fiducia nei confronti dello Stato e della gestione del denaro pubblico. E questo
questo va al di là delle opinioni politiche, io parlo semplicemente di quello che è lo stato delle cose in Danimarca. Al numero 6 voglio mettere l'attenzione alla salute mentale. In Danimarca disturbi come stress, depressione, esaurimento nervoso ricevono moltissima attenzione e sono una priorità. La salute mentale è qui considerata almeno importante come quella fisica e viene curata molto, non solo in maniera leggera. E la cosa bella è che vi è molta apertura nei confronti dei problemi che affliggono la salute mentale, lo stress, la depressione, l'esaurimento nervoso e tanti altri problemi dei quali non conosco neanche la natura. Credo che questa apertura sia importante perché si può parlare liberamente di quello che succede, non c'è bisogno di vergognarsene, non c'è giudizio nei confronti delle persone che si sentono male mentalmente, c'è comprensione, non vi è colpevolizzazione. Lo Stato di nuovo e la società soprattutto si prende cura di queste persone che cadono vittima dello stress ma che non ne hanno responsabilità. Dal punto di vista pratico ciò significa che se una persona è vittima dello stress in Danimarca può avere un periodo chiamato stress leave, mi pare sia fino a 6 mesi, in cui continua a ricevere lo stipendio ma cura la propria condizione di stress, quindi non va a lavorare o magari lavora per un tempo ridotto cerca in tutti i modi di uscire da questo stato che è anomalo, perché in Danimarca l'idea è che le persone devono essere felici, devono stare bene, forse anche per questo che la Danimarca è stata un po' di anni fa considerata il paese più felice del mondo e comunque è sempre tra i primi paesi in classifica. Come dico spesso nei video, la salute mentale è molto importante ed è proprio per questo che apprezzo molto la Danimarca e la concezione di salute mentale che c'è qui in Danimarca. Questi erano i primi 6 elementi che io amo della vita qui a Copenaghen in Danimarca. Se volete sapere quali sono gli altri 6, e ce ne saranno di divertenti, guardate il video che uscirà giovedì prossimo, perché continueremo a parlare di questi e altri argomenti. Seguitemi su Instagram se volete vedere cosa faccio nella mia vita quotidiana qui a Copenaghen, nel concreto, come vivo la mia vita e anche vedere spaccati di Copenaghen, della città. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento perché sono interessata a sapere che cosa ne pensate di quello che ho detto, degli argomenti che ho toccato oggi. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.